si è spostato. Allora, buonasera. Io I say also a good evening to the foreign students that are here. Unfortunately for you, the presentation will be in Italian, but I think that you can follow something. And now also I know that the person that the English speaker and Chinese speakers that are here, they can understand a little bit of Italian, a lot of Italian, so you can listen to us and understand, also by the pictures, as usual. Ho una serie di soddisfazioni e di felicità questa sera. La prima è che sono venuti a trovarci Marco Navarra e Laura Cantarella, che ci parleranno di un libro e di una parte delle foto di questo libro, che è un libro importante. Tra poco vi dirò anche perché secondo me è importante. Il secondo motivo di felicità è che questo incontro è il primo di una serie che abbiamo ideato con i dottorandi del dottorato di architettura, storia e progetto. Mentre lo dico mi faccio grande, mi riempio il petto, perché credo che la realtà del dottorato che sto coordinando sia una realtà molto importante. Non me ne ero reso conto finché ero solo membro del collegio. È veramente un gruppo di persone molto molto impegnate. Tra queste c'è Silvia Vanteri, che insieme ad altri, e chiedendo l'aiuto di un vecchio dottore di ricerca che è Davide Ferrando, che è quel signore lì, hanno deciso di mettere in piedi una rassegna di libri da discutere con gli autori, che si chiama Tra le righe, e hanno deciso di incominciare con questo libro. Questo capita dopo una settimana di distanza, qualche giorno di distanza dalla celebrazione della nostra settimana del dottorato, ed è questo è un altro motivo di piacere, cioè il vedere che noi non abbiamo chiuso i battenti con giovedì venerdì scorso, quando abbiamo chiuso col seminario di Olmo la presentazione di ACC, ma che continuiamo, andiamo avanti anche nella calura e nella canicola. Allora, io ovviamente ogni lettore che prende in mano un libro lo fa proprio e ci legge un po' quello che vuole, forse anche andando al di là di quelle che sono le intenzioni dell'autore. Questa forse è la vera bellezza e grandezza dei libri. Per una serie di esperienze mie, anche recenti su principi insediativi diversi da quello europeo e italiano, come quello cinese di cui stavo parlando poco fa con Marco, ho un po' in questo momento un'attenzione particolare agli aspetti delle morfologie, dell'approccio tipologico all'insediamento, non però in maniera tassonomica. Mi interessa molto poco l'aspetto che chiede alla morfologia urbana e alla morfologia del paesaggio di mettere in ordine. Mi interessa più quell'aspetto, e mi diverte il fatto che ci sia Arturo anche qua davanti a noi, quell'aspetto di usare gli strumenti della morfologia per leggere le cose in divenire, per leggere i paesaggi come si trasformano, i territori come si trasformano. Però questo caso di Giampiglieri, che è un po' il protagonista, l'occasione sì. Di studio che c'è in queste pagine, un piccolo centro toccato più di altri dalla catastrofe del decennio scorso nel messinese, il tema della morfologia è nelle pagine che Marco dedica a Giampiglieri molto forte. Intendo appunto la morfologia come lo studio della forma degli oggetti. Non cercate, lo trovereste in maniera poetica magari o sotto altre forme, ma non cercate un'indagine solamente sociologica o solamente economica sul territorio dentro questo libro, perché invece c'è molto di più, a mio parere, la forma degli oggetti, e compare qualcosa di molto interessante, questo tema della catastrofe, il tema della catastrofe che poi ha anche un suo etimo greco molto, molto interessante, che fa pensare anche alla metamorfosi, al cambiamento, col quale il libro si apre per poi chiudersi lo stesso libro con questa idea di collapse city, come nuovo paradigma, la città che collassa,
Ecco, quest'idea della catastrofe in realtà tiene insieme tre concetti fondamentali dell'architettura, che sono la tettonica, la topografia e la tipologia. C'è una parte in particolare che mi ha colpito molto, è quando proprio in termini di tettonica affrontare la questione di questo territorio, di questi territori che vengono descritti dal punto di vista della catastrofe, fa pensare che la catastrofe è catastrofe della terra, è la terra che si muove e che fa saltare completamente l'idea della costruzione, diventa quasi un valore e non un disvalore. Allora, non mi dilungo oltre, ma lancio tre modalità di lettura che ho avuto leggendo, devo dire la verità, pagina per pagina questo libro, prima di capire esattamente che cosa fosse, perché nonostante le ricorrenti istruzioni per l'uso all'inizio, è difficile capire al volo di che cosa si tratti, e lo faccio con tre declinazioni, come piace il mio amico Davide, tre declinazioni di uno stesso sostantivo che è forma. La forma insediativa, qui si parla di un territorio che è quel territorio, che è il territorio specifico e che però è il territorio italiano che abbiamo di fronte, con tutte le sue fragilità che stanno cominciando a diventare purtroppo un termine consueto e che invece sono rappresentate benissimo da quella foto dell'ombrello che Laura mette a un certo punto. C'è un ponte, di un viadotto, sotto questo ponte c'è una barca di legno colorata e abbandonata lì in secca e poi c'è un ombrello rovesciato che però sembra muoversi, rotola, infatti è mosso nella foto e potrebbe essere quella la copertina, il manifesto, la foto manifesto, se me lo permetti Laura, del nostro paese, del nostro territorio in questo momento. Seconda forma, la forma del paesaggio. Scherzavamo prima sulla viura del paesaggio e l'architetto nel paesaggio. Io credo che negli ultimi 20 anni molte delle discussioni che abbiamo fatto sul paesaggio si sono un po' appoggiate su un'idea di pittoresco che è stata buona coscienza, buon mercato. Abbiamo letto troppo Marco Gé e quella vicenda strampalata dei non luoghi senza mai inquietarci abbastanza, ma anzi quasi divertendoci del fatto che potesse essere interessante far entrare nel nostro orizzonte estetico un autogrill piuttosto che una circonvallazione, e qui invece le forme del paesaggio rientrano. E poi soprattutto, e questo è l'ultimo punto che vi lascio, la forma libro. Gli architetti hanno scritto libri da sempre, ai tempi di Roigos e Theodoros, che spiegavano come avevano fatto le rayon di Samo, hanno fatto trattati sistematici, hanno scritto saggi, sono passati a manuale. Marco a un certo punto dice: questo non è solo un manuale, che vuol dire che è anche un manuale. Questo è un libro che è tante cose, un libro porta di forma, un libro camaleontico, assomiglia un po', se è lecito fare questo paragone, non per componere Magnus Rem Koolhaas al Parvo Navarra, ma il contrario, all'operazione di Bruce Mau del 95 del librone Small, Medium, Large, Extra Large, che era un po' tutte quelle cose insieme, un po' trattato, un po' teoria, un po' monografia dell'architetto, un po' tutte queste cose. Alla fine ho pensato, quando l'ho chiuso il libro, quella cosa che di solito si dice quando si è apprezzata una cosa: come avrei voluto farlo io? E anche per certi aspetti questo libro diventa, anche come forma libro, diventa un po' imprescindibile, nel senso che come faccio a mettere adesso a descrivere un altro territorio in un modo diverso da questo, da questa complessità? Grazie Davide, tocca a te. Io grazie, sono Marco. Vecchio e mi ritiro. Questo forse non vi serve più perché si è urlato lì. E lascio il mio posto a Silvia un secondo. Grazie Marco. Due note post introduttive, giusto per cominciare con la presentazione. La serata, diciamo, si svolgerà in due momenti principali. Ci sarà una presentazione, diciamo, coordinata, in cui Marco, Laura, poi di nuovo Marco presenteranno questa esperienza che è oggetto del libro di cui discutiamo questa sera. Dopodiché ci sarà sicuramente un po' di tempo per
intraprendere una conversazione con voi e tra di noi, sperando che ovviamente ci siano domande da parte del pubblico, osservazioni. L'idea principale di questo progetto, che adesso abbiamo cominciato grazie anche a Silvia Lanteri, che fa parte dell'appunto di scuola dottorato d'Asco, è quella di costruire delle conversazioni sui libri e non semplicemente delle presentazioni. L'unica cosa che posso aggiungere rispetto a quanto ha detto già Marco è che Marco Navarra e Laura Cantarella sono invitati in quanto Marco è l'autore, non l'editore, perché c'è un personaggio che questa sera non è qua, che è una dottoranda di Marco Navarra, che ha fatto un lavoro gigantesco per mettere insieme il materiale e anche costruire una buona fetta del libro. Scusami, non mi ricordo il nome della Liliana Adamo. Liliana Adamo, che ha lavorato tantissimo, quindi questo anche per far notare quanto un dottorando può diventare importante in questo genere di produzioni scientifiche. E Marco Navarra infatti è professore associato alla scuola di architettura di Siracusa, che è una scuola che fa parte dell'università di Catania, ed è anche fondatore dello studio di architettura NOVA, che ha sede sempre a Siracusa. Caltagirone è Como. Però in realtà si è spostato da poco a Como. Marco viaggia molto, adesso vive tra Como, nel Novo Como, tra l'altro. Vive nel Novo Como e soprattutto un anno abitato al Novo Como. Per cui ha questa doppia figura, diciamo, di da un lato professionista, dall'altro ricercatore, docente, ed è uno dei più prolifici, devo dire, produttori e scrittori di architettura in Italia. Oggigiorno, ogni anno ci sono un paio di libri di Marco, sono in buona compagnia. Mentre Laura Cantarella, che ha partecipato a questa esperienza, come tra pochissimo Marco vi dirà, è fotografa, documentarista, potremmo dire, fotografa. A me viene a dire fotografa di paesaggio, perché poi la dimensione del paesaggio in realtà è una dimensione di documentazione. Nonché ricercatrice indipendente, almeno questo secondo me, riassumendo molto brevemente, giusto per non tirarla per le lunghe. E queste erano giusto le due cose che volevo dire. Non so se Silvia tu voglia aggiungere qualcosa prima di partire. Iniziamo perché il tempo tiranno. Sì. No, io vorrei, vediamo se riesco a agganciarlo, perché voglio tenere in mano il libro. Funziona? Si sente? Si sente bene? No, io vorrei iniziare intanto dal libro, insomma, cioè provare a fare, mettere in tensione due cose, il libro come oggetto, perché al di là o insieme ai contenuti, un aspetto importante è stato proprio immaginare il libro anche con questa sua consistenza fisica, in questa sua dimensione tattile. Con la scelta anche di questa copertina che ha una particolare sensibilità al tatto, in cui la parte visiva anche di questa copertina è una parte che viene fuori accarezzandola, diciamo, passando la mano sopra. Queste sezioni prendono vita, si animano attraverso la nostra mano che passa davanti alla copertina. Quindi l'importanza di dare... E questo lo dico perché oggi fare un libro ha un significato diverso da quello che poteva avere 20 anni fa. Cioè fare un libro nel momento in cui stiamo vivendo, in cui c'è una dimensione di informazione quantitativa e qualitativa che gira su altri livelli, internet, il web, eccetera. Fare il libro ha un altro valore. È un valore che ha a che fare con l'oggetto proprio, con la dimensione del progetto architettonico, direi, del libro stesso. E io devo dire, ho sempre, sin dall'inizio, dal primo libro che ho fatto legato al progetto del Parco Lineare, ho sempre intrecciato, confuso volutamente il progetto architettura con il progetto del libro. Quindi l'ho sempre vissuto e progettato come un oggetto, uno spazio da... articolare, cioè la questione della spazializzazione delle idee, dei concetti è una questione centrale del fare un libro, cioè trasferire in una materia che è una materia che teniamo tra le mani, sfogliamo, accarezziamo con gli occhi, è un tema secondo me poi profondamente d'architettura, di spazializzazione delle idee, di traduzione
in una materia percettiva e tattile i contenuti che vogliamo raccontare. E questo non è assolutamente separato da quello che il libro poi vuole raccontare. Perché l'aspetto più interessante dei libri è poi la tensione tra questa forma, potremmo dire, e la metamorfosi di quello che avviene dentro o i fatti che si vogliono raccontare. Un libro ha sempre dei fatti da cui in qualche modo si parte, anche un romanzo, anche la letteratura presenta un fatto che poi si svolge, si sviluppa. E anche qui c'è un fatto che subito nella soglia del libro viene in qualche modo collegato a delle domande, quindi il libro si apre immediatamente senza la parte canonica dei libri, che è quello di avere un frontespizio, un indice, ma si apre bruscamente con una sequenza di foto molto forti che raccontano il fatto e collegano direttamente il fatto a delle domande, quindi come se immediatamente scattasse una scintilla che di fronte a quello che è avvenuto pone immediatamente delle domande senza collegarle direttamente a cosa fare, ma delle domande che sono poi le domande che ci siamo fatti appena qualche mese dopo, il mese dopo la tragedia, ci siamo trovati in questi luoghi facendo queste foto, che sono le foto dopo un mese dell'alluvione di Giampilieri del 1 ottobre 2009, ci troviamo lì e trovarsi lì significa interrogarsi un po' su queste cose, interrogarsi sui lati oscuri un po' dell'architettura, dell'insediamento di un luogo, della trasformazione di un luogo in un luogo dove si può abitare, la trasformazione di una geografia in un luogo abitabile. E in qualche modo i disastri, i traumi improvvisi hanno questa grande forza di aprire questa possibilità di interrogarci, di farci delle domande che prima era difficile anche formulare con chiarezza, perché questo è anche questa soglia del libro è importante, cioè spesso fare un lavoro di ricerca e fare un progetto è cercare il modo di formulare le domande più pertinenti, più necessarie, più collegate a quello che è successo, al fatto che è successo. Ora, a questo avvenimento si sono accompagnate una serie di attività legate al mio ruolo come consulente del commissario straordinario dell'emergenza e al mio ruolo di docente che ha coinvolto la scuola d'architettura di Siracusa a fare delle ricerche parallelamente al ruolo di consulente. Quindi il libro si apre con una soglia, con questa soglia di immagini delle domande, e poi si chiude con degli apparati. Gli apparati che non sono altro che un po' ricapitolare le attività fatte. Cioè, quindi c'è un fatto, un avvenimento traumatico, c'è una serie di attività che si svolgono in questo luogo, che sono laboratori urbani con i bambini, laboratori con i comitati civici, negoziazione con gli uffici della protezione civile, del genio civile, sono campus territoriali di progetto, di fotografia, cioè strumenti diversi che cerchiamo di mettere in campo, perché anche questa volta, che devo dire è una rarità nel panorama italiano, perché non succede spesso che un commissario straordinario dopo un terremoto o un'alluvione nomina un architetto o un urbanista, spesso sono coinvolti geologi, ingegneri idraulici, geotecnici, cioè queste sono le figure preminenti. Quindi questa è stata un'opportunità anche abbastanza privilegiata di trovarsi in una situazione. E questa condizione di difficoltà, perché devo confessare che in quel momento non sapevo bene anche come comportarmi, come gestire dei processi che gli altri invece conoscevano bene, perché gli ingegneri con una logica abbastanza lineare sapevano, devono fare le mappe del rischio, fanno le mappe del rischio, devono inquadrare un problema tecnico, inquadrano il problema tecnico e la soluzione di messa in sicurezza. Quindi, però, questo disorientamento, come spesso accade, come succede nel trauma, è un disorientamento che aiuta a immaginare dei processi nuovi. Cioè questi apparati un po'
illustrano in maniera sintetica questa immaginazione di processi nuovi. Cioè, per esempio, c'è un processo dei dispositivi che abbiamo messo in atto sulla comunicazione, perché ci siamo accorti che durante un evento traumatico le comunità locali non sono informate, non conoscono, nessuno spiega loro cosa è successo, cosa sta accadendo. Quindi inventarsi dei free press, dei giornali, dei report di documentazione da distribuire in grandissima quantità alle popolazioni, lavorare anche sul web, cioè, anche questo l'aspetto che vedremo poi meglio magari dopo sfogliando il libro, però è stato un aspetto importante insieme a quello di portare nei luoghi attraverso i campus territoriali delle figure anche diverse, tipo i fotografi, insomma, tipo coinvolgere dei fotografi a fare una settimana intensiva è stato un modo per, ne parleremo successivamente, avere un punto di vista privilegiato e diverso, un modo per raffreddare anche la tensione di quel momento, cioè acquisire una distanza dall'evento, guardarlo in modo diverso. E come vedete anche da questi indici topografici c'è un lavoro su un territorio abbastanza vasto che è fatto di osservazioni, lavori sul campo, lavori localizzati con precisione. Questi indici poi collegano quello che è il contenuto del libro a una sintesi analitica in cui noi vediamo un elenco delle attività svolte e la localizzazione di queste attività attraverso, per esempio, questo l'indice dei progetti. E questi strumenti nel libro sono molto importanti, cioè riprendono un po' un modo forse antico o tradizionale in altri contesti accademici, forse anglosassoni, per esempio quello di fare molti indici, fare molti abstract di sintesi di gradi diversi, una sintesi di poche righe, una sintesi più ampia, cioè indici di diverso tipo, dall'indice dei nomi, dei luoghi, cioè poi vedremo, fino alla biografia. Però ora vorrei descrivere velocemente il fatto, cioè quindi abbiamo visto c'è stato questo il 1 ottobre 2009 una precipitazione eccezionale di pioggia scatena un po' questo alluvione che ha i suoi effetti maggiori su Giampilieri, che è la città più distrutta come vedete da queste foto. Quindi le conseguenze su questo territorio sono abbastanza disastrose, perché è un territorio complesso e fragile, che sia quello che va da Messina a Giampilieri, Roccalumera, è una striscia urbanizzata molto stretta di 15 km che scende dalla punta dello stretto di Messina fino a Roccalumera. Quindi una complessità di villaggi interni dentro le fiumare un po' abbandonati, una costa molto urbanizzata e densa, schiacciata da queste montagne e dalle infrastrutture. Il primo ottobre si scatena un po' questo evento veramente drammatico, questa è un po' una sintesi delle cronache anche dei giornali e fa vedere un po' anche i luoghi comuni che si ripetono in queste occasioni, cioè abusivismo, cosa che in molti casi non era neanche precisa come informazione, perché Giampilieri sono edifici costruiti 150 anni fa dell'Ottocento, quindi è una memoria casomai più lunga della città che si è perduta, e che quindi non ha a che fare direttamente con l'abusivismo. Comunque è un evento anche abbastanza eccezionale, qui vedete tutti i territori colpiti e le frane che si sono accese e il materiale che è sceso a valle avrebbe potuto riempire 11 Colossei, questo per dare un po' l'idea della massa. La città più colpita è Giampilieri, questo è il punto più drammaticamente colpito, dove sono crollate il maggior numero di case, ci sono stati 34 morti, 3 dispersi in tutto il territorio, ma la maggior parte delle persone erano qui. Ora, durante la reazione, come vi dicevo, di messa in sicurezza, che è poi tipica di questi eventi, cioè la reazione di tranquillizzare le popolazioni attraverso un intervento, si manifesta poi più o meno in queste i primi disegni che ci arrivavano
sul tavolo di coordinamento del commissario straordinario erano questi, questi disegni dei canali di messa in sicurezza, disegni su un foglio bianco di queste planimetrie e queste sezioni, quindi un disegno abbastanza preciso tecnicamente che rispondeva al problema. Ma giustamente nelle prime riunioni dei comitati civici il signor Giuseppe, che aveva perduto la sua casa e che stava in questa casa, diceva, chiedeva agli ingegneri: scusate, ma dov'è la mia casa e dov'è quello che vedevo nella mia casa? Cioè io non riesco a trovare in questi disegni o in questo disegno dove era. Lui era perplesso e spaventato, devo dire anch'io ero come lui un po' perplesso e spaventato, perché anche io non. E quindi la prima operazione che abbiamo fatto era un po' di riorientare, sovrapporre questi disegni a una planimetria della città, in modo da capire che cosa comportavano oltre l'aspetto tecnico della messa in sicurezza. E ci siamo subito accorti che queste grandissime opere avrebbero in qualche modo avuto una conseguenza forse più disastrosa della stessa frana, cioè quello di spezzettare ancora di più e più drammaticamente questo piccolo paese di 3.000 persone, frammentarlo. Tutto questo legato alla sezione, un po' io chiamo idolatria dell'algoritmo, che è la sezione rigida che viene fuori da un calcolo di fenomeno di ritorno dell'evento, per cui dai calcoli risultava un po' questa sezione di 10 metri per 5-6 metri che rigidamente doveva svilupparsi per la lunghezza del canale. E quindi questo è stato un po' il primo scoglio, il primo problema che dovevamo affrontare, cioè come ridiscutere, mettere in discussione, cioè non tanto opporci in maniera radicale e negativa al lavoro degli ingegneri, ma come capire quel lavoro, cioè come spostare quel lavoro in altre direzioni, cioè questo era il problema. E allora di fronte a questo ci siamo domandati quali strumenti potevano rendere più articolata la negoziazione o il confronto con degli specialisti come gli ingegneri. Uno di questi strumenti è stato il campus di fotografia. Quindi il campus di fotografia, di cui ora qui vediamo un po' il lavoro, si è svolto come un invito a quattro fotografi di provenienza da diverse parti d'Italia: Laura da Torino, Andrea Botto da Genova, Peppe Maisto da Napoli, Filippo Romano da Milano. Il formato che abbiamo immaginato è quello di portarli a lavorare insieme una settimana su questi territori e esplorarli ognuno indipendentemente, raccontando la loro narrazione, la loro storia. E l'unico momento in cui ci rivedevamo era un po' la sera, dove ognuno faceva le proprie esplorazioni. La sera c'era un momento di convivialità che era un momento anche di discussione. Quindi il primo aspetto che possiamo ora anche discutere con Laura, che è abbastanza interessante, è capire in che modo la fotografia, in modo esplicito, con una domanda precisa che noi abbiamo fatto a loro, che era la domanda di capire attraverso questo strumento i limiti di questo strumento, capire quello che non vedevamo, che non vedevano chi si preoccupava dell'emergenza, perché anche questa è stata. Noi abbiamo fatto il campus di fotografia dopo 8 mesi dall'evento, ed era un modo per, ancora dentro la paura, dentro il trauma, dentro ancora l'indecisione di cosa fare, raffreddare questi sentimenti e utilizzare la fotografia anche come antidoto a questo essere travolti dall'evento stesso. Questa era un po' la chiave nostra, mia, diciamo, di immaginare questo format. Sì, Prendere la microfonina. Sì. Ok, allora per far andare avanti, qui scegli. Ok, allora il lavoro del fotografo di paesaggio, come ha detto Davide, del fotografo documentarista, in generale è un lavoro solitario, perché con la propria attrezzatura si esplora, si prevede di realizzare il lavoro in un determinato modo, ci si scontra, ci si incontra con i luoghi reali e poi si agisce in qualche modo per produrre un lavoro. Invece la modalità che Marco ha proposto
era quella invece di un lavoro collettivo, non perché andassimo in giro insieme banalmente i quattro fotografi, ma perché si trattava di costruire insieme una serie di lavori, quattro lavori, che avessero però delle forti relazioni l'uno con l'altro, che si confrontassero l'uno con l'altro. E come siamo arrivati a fare questo in questi momenti serali? Marco ha detto erano momenti conviviali, ma vi assicuro erano momenti di lavoro intenso, vero e proprio, in cui si scambiava informazioni, si condividevano anche sensazioni diverse, e in cui ci si confrontava anche con eventuali fallimenti, no, rispetto alle aspettative. Per quanto riguarda le aspettative dei i progetti, i cosiddetti progetti, quello che ho trovato interessante, soprattutto in questa esperienza, un po' in altre esperienze collettive che ho fatto di questo tipo, è che ci sono due approcci sostanzialmente utili o possibili. Il fatto di arrivare con un progetto e il fatto di invece di esplorare un luogo cercando le logiche della costruzione del lavoro all'interno del luogo stesso. Ad esempio Peppe Maisto, di cui vedete qui alcune foto, è arrivato a Giampilieri con un progetto secondo me molto interessante, molto architettonico, in cui ha proposto di lavorare, ha proposto a se stesso e agli altri, ha cercato di realizzare delle sezioni, quindi delle sezioni tanto territoriali quanto architettoniche, e quindi con questo, diciamo, protocollo di ripresa molto preciso, molto appunto da architetto, ha fatto tutta una serie di sezioni delle fiumare e degli interni, alternando interni vuoti delle case distrutte degli abitanti e delle sezioni delle case in cui questi abitanti erano stati spostati dopo la ricollocazione in seguito all'evento dell'alluvione. E quindi ha prodotto questo lavoro, diciamo, molto molto ordinato, e che ha secondo me il valore di portare all'interno di questa indagine anche i volti e i ritratti delle persone che poi quell'esperienza hanno vissuto. Andrea ha realizzato un piccolo libro ma prezioso, che si intitola Come fotografare una frana. Andrea in quel momento aveva già l'attivo vari lavori di indagine fotografica sulle frane, sul dissesto idrogeologico in vari luoghi d'Italia, e quindi, diciamo, ha messo a sistema queste sue esperienze con quello che ha trovato a Giampilieri e ha prodotto questo libro che, come in molti altri suoi lavori, sta a cavallo tra la documentazione, ma ci sono anche alcuni elementi di finzione dove lui mette in scena determinate azioni. Ha lavorato tra l'altro con questa idea di dittico. Poi c'è il lavoro di Filippo Romano. Filippo Romano ha lavorato in un modo probabilmente più simile al mio, nel senso che ha fatto una serie di esplorazioni lungo le fiumare, quindi partendo dalla costa e salendo verso l'entroterra. La cosa interessante, poi confrontandoci con Filippo, è che a partire più o meno dagli stessi soggetti, un po' dalla stessa metodologia, quello proprio di andare a cercare, a sondare cosa il territorio mostrava di sé, abbiamo ottenuto due esiti, due sguardi completamente diversi, no? Quindi questo per me è stato molto interessante. Dunque, invece, per quanto riguarda il mio lavoro, che alla fine ho intitolato La logica dell'impermanenza, allora, io mi sono, in realtà io sono arrivata e avevo un piccolo progetto che riguardava le ragioni dell'abbandono di queste montagne che poi sono franate. Perché? Perché poi confrontandoci confrontandoci con gli abitanti, insomma, questa cosa è stata confermata. Alcune di queste montagne, di queste pareti di montagne sono crollate col fango, con l'acqua, perché un tempo c'erano coltivazioni di agrumi, di mandorle, eccetera, che poi con il commercio globale vengono invece importate in Italia, prevalentemente da Spagna e paesi
nordafricani, quindi sono state abbandonate e quindi sono risultate più fragili proprio dal punto di vista del dissesto idrogeologico, perché non c'erano vegetazioni a sostenere appunto la terra, e quindi ero arrivata con quest'idea di indagare quali erano appunto i resti di queste coltivazioni. Compaiono in alcune delle foto, però poi quello che mi sono trovata di fronte diceva troppe altre cose, mi è sembrato più interessante rischiare di andare a cercare altre cose. E quindi mi sono mossa dalla costa. La costa è, come vedete da questa foto, che per me è un po', diciamo, il punto di partenza, perché non ho quella che stanno vedendo, perché c'è pochissimo spazio, c'è una topografia che arriva, come ad esempio anche in molte parti della Liguria, decisamente in pendenza rispetto al mare, e poi c'è pochissimo spazio di vita. Questo non solo è una visione di questo tipo, no? Un po' aerea, ma anche proprio a livello dello spazio urbano, non ci sono quasi spazi tipo piazze, marciapiedi, cioè addirittura quella strada che attraversa i paesi, in cui, cioè, se si arriva con due macchine, una si deve spostare perché sennò non si passa in due, quindi è tutto compresso. Allora la domanda era: perché si rimane a vivere in un posto del genere, che comunque è respingente, è difficile, c'è la crisi economica e quindi le montagne non si coltivano più? E quindi mi sono trovata un sacco di questi spazi, come questo sulla spiaggia, cioè di spazi che normalmente non servono come, diciamo, piazze o luoghi conviviali, che invece vengono parecchio usati da questo punto di vista. Così come appunto l'utilizzo anche qui di spazi impossibili, tipo una casa addossata a un pilone dell'autostrada, proprio per mancanza invece di spazi altri. Questa è l'immagine che citava prima Marco. Questa immagine qui, tra l'altro, apro una piccola storia breve. Quando io sono tornata a casa ho iniziato a editare le immagini, però mi era rimasta in testa, dico, cosa c'era sotto quel ponte, perché avevo visto alcuni segni. Allora che ho preso un aereo, ho pensato bene di tornare a vedere cosa c'era sotto il ponte. E la cosa interessante anche qui era che questo ponte, cioè l'intradosso del ponte, era organizzato come un deposito di attrezzi dei pescatori, e quindi le fiumare, che appunto diventano i canali di queste colate di acqua pericolosissime nei mesi autunnali, per tutto il resto dell'estate vengono usate in questo modo, cioè come fossero spazi quasi domestici, quasi proprio il cortile di casa, tant'è che poi raccontano anche una tradizione che risale ai tempi in cui non c'erano le strade, in cui le fiumare venivano usate proprio per raggiungere le cime delle montagne, l'entroterra di questo territorio, dal mare, quando appunto non c'erano ancora. Qui ci sono appunto cerimonie religiose, c'erano questi altri due ponti che venivano usati come luoghi per ammassare balle di paglia, organizzare greggi, animali, eccetera. Quindi ho seguito queste fiumare fino in cima e sono arrivata ai punti invece di rottura. Poi io ho diciamo una particolare inclinazione a camminare, mi interessa molto proprio l'atto del camminare, quindi mentre ci sono fotografi che camminano per fotografare, io a volte ho l'impressione di fotografare per camminare, quindi mi è interessato molto, no, percorrere questo percorso e trovare proprio anche a livello preciso i punti di rottura. No, come vi dicevo prima, ad esempio con Filippo ci siamo trovati a confrontarci sul fatto che comunque, lui mi diceva, comunque nelle tue foto c'è comunque un mondo che si muove, cioè che abita spazi anche con un certo garbo, mentre invece, cioè io quello che ho visto, cioè adesso ci sono delle immagini di Filippo strepitose, anche molto molto dure, e invece lui ha visto questi spazi di fiumare in modo molto più cattivo, no? E quindi per me è stato, insomma, molto interessante anche il confronto con sguardi diversi, trovandoci poi negli stessi luoghi. Sì, questi sguardi per noi sono stati un modo per prendere distanza dall'urgenza di questi problemi che si erano aperti, insomma, avere uno spostamento del punto di vista e quindi cominciare a capire meglio come confrontarci con questo problema della sezione da cui eravamo partiti. E quindi, però, rispetto a questo,
Credevamo utile anche fare degli altri movimenti, tra cui quello di anche confrontarci con altri progettisti di diverso tipo, architetti, urbanisti, paesaggisti, e partendo dall'esperienza del primo anno, primo anno e mezzo, porre dei problemi a loro. E quindi abbiamo costruito questo campus territoriale di progetto, sempre di una decina di giorni, in cui c'erano sei gruppi che lavoravano su diverse parti del territorio, e contemporaneamente un racconto fatto per un free press che è uscito alla fine della settimana, curato da Manuel Orazzi, che era appunto una specie di giornale stampato in 5.000 copie, che è stato distribuito poi nella città. Quindi anche qui, ora io non voglio entrare nel merito dei progetti, però era un modo per, anche qui, persone che venivano dall'esterno, a cui ponevamo delle domande precise, davano una prospettiva diversa di trasformazione del territorio, una visione diversa. Questo perché ci siamo resi conto che proprio nell'emergenza è il momento in cui bisogna pensare alle visioni del tempo lungo di trasformazione della città, non fermarsi a dare risposte immediate all'emergenza di quel momento. Cioè proprio l'urgenza delle domande che si aprono del disastro devono spingere a elaborare una visione per il futuro più che semplicemente una domanda per il presente. E quindi questo campus ci ha aiutato anche nel rapporto con le comunità locali, con i comitati, a far vedere un salto di immaginazione rispetto a quello che poteva essere il futuro, rispetto a problemi di viabilità, di riorganizzazione dei centri, cioè cose che magari neanche noi che stavamo lavorando lì da un anno e mezzo ancora avevamo scoperto. Quindi l'incrocio tra fotografia, questa indagine anche di luoghi che noi non avevamo esplorato, perché la fotografia ci ha aiutato anche a scoprire luoghi del territorio che non avevamo visto ancora, non avevamo scoperto, così come i progetti di questo campus ci hanno aperto delle prospettive che non immaginavamo rispetto a nodi precisi, anche rispetto poi a una visione più ampia. Questo è il progetto di Munarin e Tosi, che hanno una visione più ampia, territoriale, che hanno immaginato un po' di riorganizzare questo rapporto tra villaggi interni e costa, utilizzando le fiumare e i nodi sulla costa in cui arrivano le fiumare come luoghi pubblici, nodi in cui riconquistare lo spazio pubblico che ora è sottratto dalle auto, dalle infrastrutture. E quindi tutto questo un po' è stato raccontato in diversi modi, ma allo stesso modo, per rispondere a quel problema di quella sezione, ci sembrava utile interrogare gli abitanti, le comunità locali, e come farlo senza cadere nella semplice trappola ideologica anche della partecipazione, perché non era semplicemente quello, perché oggi rispetto agli anni 70 affrontare questo tema anche della partecipazione è una questione molto delicata, perché questo aspetto ormai è molto ideologizzato, è molto usato strumentalmente, perché noi ci siamo accorti anche di dinamiche in cui i comitati civici venivano guidati da persone che avevano interessi precisi nel territorio e che quindi utilizzavano strumentalmente la paura o i problemi delle persone per guidarle verso certe direzioni. E quindi anche questo aspetto, in questi momenti particolari, traumatici, la questione della partecipazione è una questione molto delicata, perché si tratta di escogitare strumenti non diretti di partecipazione, ma più elaborati, cioè in cui far emergere un po' maieuticamente ciò che può venire dal... Quindi i bambini sono la prima chiave, per noi sono stati la prima chiave, perché un po' più liberi da filtri, da interessi, quindi attraverso loro esplorare un po' il territorio, anche attraverso una serie di disegni scoprire la percezione dello spazio territoriale, non solo quella del disastro. E poi contemporaneamente un altro strumento per noi fondamentale è stato quel lavoro didattico e di ricerca, quindi il lavoro con i laboratori di progetto, i laboratori di tesi e di dottorato, per cui questo è un momento per esempio di una mostra finale di un laboratorio di progetto fatto a Siracusa nell'antico mercato,
vedete un po' questo grande modello di 10 metri, che è stata l'occasione per portare anche a Siracusa i sindaci dei paesi colpiti, fare una discussione, spostare su un altro livello una distanza anche fisica rispetto ai problemi e ampliarli. Tutto questo ha significato una rete di spazio-temporale di incontri, cioè quel diagramma che vedete sopra non è altro che una sequenza di incontri di diverso livello, cioè da quelli istituzionali con la direzione, la protezione civile, la presidenza della regione, il commissario straordinario, gli uffici, i comitati civici, il laboratorio degli studenti con i bambini. Quindi qui si vede in maniera sintetica un po' la complessità di questo sistema, di questo processo, che è un processo che tenta di attivare su livelli diversi azioni di diverso tipo, di forma diversa, che non sono direttamente collegate tra di loro, ma entrano in tensione tra di loro. Cioè non, ognuna di queste attività è importante non pensarla come un'attività che crea una conseguenza con l'altra, ma è come se si muovessero su piani diversi che entrano poi in relazione tra di loro, usando anche strumenti diversi. Per esempio, il primo ottobre, il primo anniversario, è stato costruito questo padiglione temporaneo con un grande modello della città di Giampilieri, con le prime ipotesi, e tutte le pareti raccontavano gli interventi che erano stati finanziati, le somme di denaro stanziate dallo Stato, le gare appaltate, le imprese che stavano facendo i lavori. Quindi diventava un padiglione che raccontava sia la visione che i dati, le risorse pubbliche si stavano impegnando in quel momento. Così come parallelamente alla Biennale 2010 abbiamo fatto un altro tavolo che raccontava più tecnicamente agli architetti, agli specialisti, questa esperienza. Quindi due livelli diversi di comunicazione, una diretta, più popolare, più legata ai luoghi, e una invece più di livello alto, di trasformazione anche teorica di questa esperienza in qualcos'altro. Però il rapporto con tutte queste esperienze hanno in qualche modo creato le condizioni per una strada che ha messo in discussione quella sezione e ha aperto uno spiraglio di discussione con gli ingegneri. Perché una condizione importante era non trovare un'opposizione con gli altri consulenti ingegneri che lavoravano con me, ma trovare un dialogo e un'apertura. Per cui tutte queste attività sono state utili per creare un terreno anche di dialogo e non di scontro con gli ingegneri che lavoravano con me, che ha permesso di discutere la possibilità di aprire questa sezione, cioè di articolarla trasformando il dispositivo per la messa in sicurezza in uno spazio urbano, in uno spazio che, pur contenendo tutte le misure di sicurezza, riuscisse a diventare qualcos'altro, cioè uno spazio vivo per la città, in cui recuperare anche le fondazioni delle case distrutte, farle diventare un sistema di giardini, e quindi recuperare anche questa dimensione del catasto, della storia antica della città dentro questo nuovo sistema. Per cui trasformare quello potenziale trauma in un sistema di connessione, di riconfigurazione della città per il futuro, e farlo diventare, e questo già un anno dopo dal trauma, era la strategia per pensare il futuro della città. Quindi già nell'emergenza avere già un dispositivo, un'idea forte che poteva guidare gli interventi di emergenza immediati. Ora, tutti questi materiali che avete visto sono il fatto e le nostre attività che abbiamo svolto. Cioè il libro è un'altra cosa. Cioè a questo punto, dopo questi 2 anni e mezzo, cioè dal 2010 al 2012, quasi 2013 di attività, abbiamo raccolto una quantità di documenti, di materiali vastissima. E abbiamo affrontato il problema del libro, cioè come raccontare questa, e questo è stato un problema, devo dire, insormontabile all'inizio, innanzitutto per la quantità dei materiali da gestire. Ci sono voluti quasi 6 mesi per trovare e raccogliere tutti i materiali e costruire l'archivio, perché la prima operazione del libro è stata ricostruire l'archivio di tutte le attività svolte, quindi ordinare i materiali, cercarli, fare una sorta di archeologia digitale nei computer ormai vecchi che non si aprivano più, o dei file che solo con i floppy si usava, dovevamo prendere computer che avevamo messo da parte
riaccenderli sperando che potessero leggere quei file. Abbiamo recuperato questi materiali, riportati quindi su una dimensione di controllo, e su questi materiali ci siamo interrogati su come fare un libro con questa varietà di materiali anche molto eterogenei. Cioè, perché un'ipotesi abbastanza semplice o banale poteva essere quella di fare una specie di catalogo che raccontava ciascuna di queste esperienze un po' in sequenza, cioè il campus dei fotografi, il campus di progetto, il laboratorio con i bambini, cioè poteva essere una collezione di esperienze, però questo non ci dava soddisfazione, cioè, pensavamo che questo poteva non producesse un salto, una differenza rispetto all'esperienza fatta, sarebbe stato un racconto poco utile per creare uno strumento invece di lavoro, perché l'obiettivo del libro era immaginare uno strumento, utilizzare questi materiali per fare qualcos'altro. E allora, un po' come in questi momenti di impasse, come succede spesso, sono un po' le casualità che aiutano, anche autobiografiche, insomma, anche gli incontri inaspettati. Quindi devo dire che in quegli anni, tra il 2012, dopo, insomma, 2013-2015, perché poi il libro in realtà l'abbiamo cominciato a elaborare nel 2015, quindi 2015-2016, io leggevo in quel periodo Moby Dick di Melville, l'Ulisse di Joyce, poi successivamente, cioè, quindi mi ero avventurato su letture un poco ostiche, difficili, però che inaspettatamente hanno aperto un po' di strade, perché sono libri in cui si entra non pensando ai contenuti, ma abbandonandosi un po' alla musica del libro, al ritmo del libro. Quindi un po' hanno fatto scattare un po' quella che sono una sorta di sinapsi e di connessioni, di salti logici, che poi un po' come funziona il nostro cervello. Queste sono delle immagini che a me piacciono moltissimo, della fine dell'Ottocento, del primo del Novecento, di Camillo Golgi e di Santiago Ramón y Cajal, che descrivono le cellule del cervello, le regioni neurali, i circuiti neurali, perché loro hanno avuto il Nobel entrambi nel 1904, proprio perché sono stati quelli che hanno scoperto per primi il meccanismo delle sinapsi, che non funziona per continuità fisica, ma funziona per polarizzazioni, cioè quindi dove la scintilla che collega una cosa a un'altra è legata a una prossimità piuttosto che a una continuità di flussi. Cioè, quindi un sistema che non funziona come il sistema del sangue, il sistema nervoso, ma è un sistema che funziona attraverso dei salti legati a queste vicinanze di poli, a queste ramificazioni, a questi intrecci. E quindi questo è stato un altro incontro che ha dato una chiave di lettura, cioè lavorare per salti, per connessioni, polarizzazioni di frammenti della nostra esperienza. E quindi il lavoro che ci hanno suggerito questi incontri era quello di frammentare queste esperienze, non tenerle insieme, ma romperle, ricomporle a costruire un altro ritmo, cioè quindi rompere questa struttura rigida dell'esperienza che era legata alla cronologia di fatti e scomporla in segmenti invece di concetti che venivano fuori e affiancarli l'una all'altra seguendo in qualche modo una nuova struttura che potesse quindi liberare questi materiali dalla loro appartenenza a un evento storico preciso, il campus fatto in quel momento, e farli diventare qualcosa un po' più astratto, pur essendo precise nel riferirsi a quei luoghi, a quell'evento, ma liberare un po' la loro potenzialità di offrirsi come riserva di immaginazione, perché un libro deve essere una riserva di immaginazione per il lettore. Posso aggiungere, sì, una cosa che non ho detto prima, che è fondamentale dal mio punto di vista per quanto riguarda il lavoro delle fotografie, non solo mie ma di tutti i fotografi? Molto spesso nei libri di questo tipo le fotografie sono usate a scopo o illustrativo o decorativo. E tutte le modalità sono legittime, purché espresse in modo chiaro. Invece con Marco il processo è stato interessantissimo, perché nelle queste sere interminabili in cui ci costringeva a parlare di quello che stavamo facendo, a vedere delle cose, veramente voleva estrarre da quello che stavamo facendo qualche elemento di ragionamento. Quando ho visto il libro sono rimasta veramente
molto felice del risultato, perché ha trasformato proprio quello che noi abbiamo fatto in elementi di ragionamento, cioè ha proprio preso le nostre immagini e le ha fatte diventare qualcos'altro. C'è una cosa che non fa piacere a molti fotografi quando lavorano nel campo dell'architettura e di progetti di indagini di questo tipo, è che le immagini vengono usate in modo strumentale. Io di per sé, appunto, purché l'intenzione sia onesta, non ho mai avuto problemi anche al fatto che le immagini vengano usate in modo strumentale. Però invece in questo caso io penso che le immagini siano state usate al meglio, e non solo usate ma proprio trasformate, costruite insieme e trasformate. Questo per chi fa questo lavoro è una soddisfazione enorme, perché uno ha la sensazione realmente di fare qualcosa che abbia un'utilità che vada al di là della piacevolezza formale, della correttezza formale, del linguaggio fotografico. No, questo è un punto fondamentale, perché appunto spesso le fotografie sono un apparato strumentale che io posso, cioè chi fa un libro pensa che li può ritagliare secondo un po' della grafica o dove sembra più efficace. Invece nella logica che vi dicevo prima, ciascun racconto del fotografo è inserito nel libro nella sua autonomia anche è formale e di filo narrativo, cioè però è messo nella posizione di reagire, di funzionare come un reagente rispetto ad altre cose. Cioè questo è un po' quel discorso della polarizzazione, che questo nucleo che è integro nella sua purezza di fotografia, messa stampata anche al meglio, nel modo migliore, secondo anche quello che è la sequenza scelta da loro, che era la sequenza della loro, non solo della loro narrazione, ma della loro esperienza di quei luoghi, pur nella loro purezza, questa purezza secondo me rafforza ancora di più la relazione con le altre, e così gli altri segmenti che compongono il libro. Quindi questa scomposizione poi trova un rimontaggio in un'organizzazione del libro che necessariamente poi deve accompagnare il lettore in una sua chiarezza strutturale, perché poi è vero che noi dobbiamo smontare le cose e rimontarle, però è anche necessario accompagnare il lettore in una chiarezza di lettura delle parti, per cui questa chiarezza è legata a 5 parole che sono informazione, emergenza, sicurezza, tecnica, economia, legate anche graficamente a questi colori che sia nel dorso del libro, cioè nella parte del libro si riconoscono in maniera abbastanza chiara, e in qualche modo orientano il lettore in un campo tematico che è descritto sempre con una messa in tensione tra due parole che forma il sottotitolo, informazione tra retorica e conoscenza, che non significa che una parola è negativa e l'altra è positiva, ma significa invece delle sfumature in cui si articola l'informazione, cioè si articola la parola. E quindi anche la ridondanza del libro stesso, perché come diceva Marco prima, c'è una circolarità del libro, cioè i concetti a volte si ripetono, ma si ripetono a diversi punti di vista, e queste parole servono a spostare il punto di vista e a ripetere a volte le stesse cose muovendo il punto di vista, e quindi sono altri materiali, magari dello stesso progetto, che si vedono da un altro punto di vista, che riguarda non più la tecnica ma l'economia, non più l'informazione ma la messa in sicurezza. Cioè, quindi questo cambio di prospettiva aiuta a riorganizzare i materiali. Attenzione, prego, avviso a tutti gli studenti. La sede sta per chiudere. Vi invitiamo a raggiungere l'uscita. Grazie. Sono 19:39. Siamo sabato. Anche ora chiude alle 8. Alle 8. Sì, però ci lo rifaranno. Lo rifaranno? Ah, vabbè, quindi. Questa circolarità, come vi dicevo prima, ha un'articolazione di indici di diverso tipo, da questi visivi a quelli più analitici, che ripeto, in 4 pagine raccontano un po' tutto il libro. Anche questa possibilità di leggere il libro in 4 pagine, avere una sintesi di tutto il libro, e poi ogni capitolo ha una sintesi di paragrafi che si ritrova dentro al libro stesso. In queste porzioni qui sono appunto le ripetizioni di frammenti che io già ho letto all'inizio e poi ritrovo dentro alla struttura del,
del libro. E quindi quei materiali che ho fatto vedere prima si ritrovano affiancati gli uni agli altri fino al workshop e poi al lavoro dei fotografi al free press in questo primo capitolo. Quindi un po' questo, qui possiamo scorrere un po' velocemente queste porzioni di capitoli che riorganizzano questi materiali e li polarizzano un po' in questo modo. Una delle cose che ho pensato quando ho ricevuto questo libro, non vorrei dirlo in modo retorico, però è un libro molto generoso anche, so che è un libro di una densità spaventosa. Sì, devo dire che in realtà qualcuno mi ha detto, ma con questo libro ne potrei fare 10, 5, cioè qualcuno poteva fare un volumetto di 60 pagine con le foto, un altro volumetto con i campus di progetto, un altro con... Ma invece la scommessa era di mettere in tensione tra loro queste cose, che queste cose mettendole insieme si sarebbero rafforzate l'una con l'altra e non indebolite rimanendo certo. O isolate dentro il proprio ambito disciplinare, perché le foto sarebbero state un catalogo di fotografie dentro la serie dei cataloghi di fotografie certo. E non in reazione con tutto il resto. E poi ci sono, al di fuori di questi capitoli, c'è un tentativo anche di fare una sintesi di questo progetto di ricostruzione di Giampilieri. Anche una sintesi che in qualche modo suggerisce un paradigma diverso dell'uso del progetto, in cui la forma, che è un termine scivoloso che io non uso mai, deliberatamente, perché è una parola difficile e equivoca, anche per un po' tutto il suo spessore, però in cui la forma può diventare piuttosto uno strumento più che un risultato, cioè uno strumento di lavoro, e in cui per diventare uno strumento forse bisogna immaginare delle tecniche diverse che noi abbiamo chiamato per ora, come stadio della nostra ricerca, dispositivi, cioè costruire il progetto attraverso dispositivi più che attraverso forme o programmi o tipologie o morfologie date. E i dispositivi alla fine sono come una ricetta di cucina, cioè insomma abbiamo immaginato un po' in maniera così cruda, come una ricetta in cui ho degli ingredienti di cui stabilisco quantità, dimensione, eccetera, e poi mi concentro sulle relazioni di questi ingredienti, sul tempo e l'azione da fare per tenerli insieme, per cucinare il piatto finale. E quindi che il piatto finale che è dato è strettamente legato al modo in cui io metto insieme gli ingredienti e li curo fino al loro amalgamarsi completo, in cui i dispositivi poi possono formare come delle texture, andando da dispositivi territoriali a dispositivi urbani, possono, qui c'è un diagramma un po' astratto ma che non significa niente, ma significa tutto, in cui i dispositivi formano delle texture intrecciandosi tra di loro, per cui per esempio per Giampilieri abbiamo dispositivi agricoli che si incrociano con dispositivi urbani e si sovrappongono formando una tessitura più ampia. Questo discorso si applica un po' su tutta la città e poi anche sul territorio, cioè qui c'è un po' un tentativo di descrivere in maniera un po' figurativa, asiatica. Un po' questa asiatica, schiacciata, questa possibilità di immaginare azioni sul territorio che mettono in atto questi dispositivi e queste tessiture. E tutto questo per non finisce anche con spostarsi con una riflessione anche teorica che accompagna un po' questi materiali e che cerca di farli detonare un po' su altri livelli, sia l'introduzione di Manuel Gauss, sia il saggio Terre frigide di Liliana Adamo, che è il mio saggio sull'archeologia di futuro per terre fragili, cioè che è il tentativo che posso sintetizzare, per non essere troppo lungo, con questa frase di Pulcinella: ubi fracassorium, ibi fuggitorium,
cioè dove c'è un disastro c'è una via di salvezza, quindi che è un po' la sintesi un po' di tutto questo lavoro, di capire come catastrofe significa muovere la possibilità di muoversi in un'altra direzione che un disastro invece da un lato chiude qualcosa per aprirne un'altra. Quindi ora magari c'è tempo per una tua riflessione. Magari per quella di Ah, Silvia. sì. C'è ancora un quarto d'ora. Non so se prendo, non prendo il microfono. Diciamo, più volte si è ripetuta questa tensione che c'è tra due azioni su più piani, l'azione dell'immersione e l'azione del prendere una distanza. Il libro si apre appunto con questa domanda di come si può rispondere all'emergenza generando occasioni progettuali e generando anche occasioni di rilettura di questi luoghi. Mi sembra interessante quindi ragionare proprio a partire dalla frase che diceva Marco sul signor Giuseppe che osservando queste carte non capisce dove sta la sua abitazione, non riesce a leggerle, quindi c'è un problema nella rappresentazione forse di questo territorio che viene proposta alla popolazione. Quindi da un lato mi sembra che la rappresentazione possa essere intesa ovviamente come un'immersione nei processi, sia dal punto di vista del progetto, sia dal punto di vista della rappresentazione visiva che può spaziare dal disegno alla fotografia a materiali di altro tipo. Dopo l'immersione, come dicevamo più volte, è necessario prendere una distanza. La distanza aiuta forse a inquadrare lo sguardo, come dicevamo, non solo in un'ottica quindi di rappresentazione immediata del trauma e delle sue necessità, ma anche la rappresentazione dei processi che ne seguono e del tipo di visione e di risposta che la comunità locale vuole per questi eventi. Quindi la domanda è proprio attraverso questi sguardi dall'alto e dal basso, dal dentro e dal fuori, prendendo meno una distanza temporale dall'evento, come il sistema di rappresentazione, inteso da un lato in senso ampio come narrazione, quindi costruzione della narrazione del processo, e dall'altro come dici anche tu, Laura, nel saggio all'interno di Topografia del Trauma, quindi che racconta più l'esperienza del Belice, quindi con una distanza appunto rispetto agli avvenimenti del 68, come la rappresentazione possa non solo avere un valore nel ricostruire delle memorie collettive e la rappresentazione di ciò che è in atto, ma anche forse prendere una distanza e avere una dimensione performativa anche di valutazione forse di ciò che si è stratificato su quei territori, in vista anche proprio di una dimensione progettuale, quindi come la rappresentazione di alcuni processi attraverso la loro diciamo, considerazione come processi forse conclusi, può essere anche uno strumento progettuale da cui prendere spunto. Non so se sono stata tanto chiara, però Sì, c'erano tantissime cose che avrei voluto chiedere, ho provato a sintetizzarle. Quindi un po' la dimensione comunque progettuale del narrare, quindi del costruire la narrazione del processo, e dall'altro più una vorrei considerazione. dire che questa esperienza ci ha insegnato due cose. Uno, una mobilità delle posizioni di chi progetta questi luoghi, cioè, perché quello che dice è una mobilità, cioè questa capacità di spostarsi da. Perché alto, basso, dentro, fuori significa capacità di spostarsi da una dimensione tattica, quello di essere locale, di essere appropriato ai luoghi, di adattarsi, di dialogare, di trovare le strategie improvvisate all'urgenza del momento, a un atteggiamento strategico, che invece è quello di prendere distanza e avere una visione, costruire un'immaginazione, una visione futura e reattiva. E la seconda cosa ci ha insegnato il disegno, cioè riconquistare il disegno come strumento di lavoro, sia nella dimensione strategica che nella dimensione tattica, come strumento di dialogo anche con la comunità. Questa è stata una scoperta anche fondamentale, che spesso tutti i fenomeni di partecipazione vengono gestiti in maniera dialogica, solo attraverso la parola. Se
senza mostrare attraverso il disegno anche le possibilità, senza aiutare le comunità a immaginare cose diverse da quello che sono i luoghi comuni che loro hanno in testa. E da questo punto di vista lo strumento del disegno è stato uno strumento di grande potenza che oggi secondo me si sottovaluta troppo nel nostro lavoro, sia per la prevalenza e la dominanza di altri strumenti più facili, più apparentemente efficaci, attraverso il computer, attraverso la gestione di semplici immagini. E invece il disegno, in questa sua capacità di essere preciso, astratto e localizzato, cioè essere preciso, misurato, riferito a oggetti precisi, ma nello stesso tempo astrarsi da quegli oggetti e costruire spazio per l'immaginazione, è uno strumento fondamentale. Invece la fotografia non può astrarre, però rispetto alle questioni che sono state poste, vorrei porre due elementi su questo tavolo. Allora, il primo è che mentre Marco Navarra leggeva Moby Dick e l'Ulisse di Joyce, io stavo leggendo Ballard e quindi mi interessava tantissimo quest'idea che il presente possa raccontare molto del futuro. E questo aspetto della fotografia come sguardo che attiva visioni di futuro e non solo come strumento che raccoglie tracce del passato mi è sempre sembrato molto interessante. Per cui quando ho trovato queste situazioni, questi usi non definiti degli spazi, questi usi informali, intemporanei degli spazi, mi è sembrato che fossero immagini che avessero una qualche valenza di tipo progettuale e che per questo questi momenti fossero in qualche modo preziosi. D'altro canto, per scegliere la scala della rappresentazione, anche proprio rispetto alla distanza, il tema della distanza che veniva posto, ho poi cercato di scegliere immagini che si ponessero non da una distanza eccessiva, ma neanche troppo vicina ai soggetti. E dicendo questo mi viene in mente quello che ha teorizzato qualche anno fa Jeff Wall e che diceva io faccio paesaggi per capire le distanze che dobbiamo mantenere tra di noi per essere quello che siamo quando ci riconosciamo. Che cosa vuol dire? Che se io mi allontano troppo, una massa di persone è solo una massa e un territorio è una topografia. Se mi avvicino troppo posso vedere il viso di alcuni di voi, ma non vi percepisco come una comunità temporanea all'interno di questa stanza. E quindi ho cercato di trovare questa forma di distanza che, proprio ponendo l'attenzione nel modo in cui ci riconosciamo tra di noi, tra gli elementi, il paesaggio anche come sistema di relazioni e come si riconoscono gli usi e le persone, mi sembrava avesse una dimensione anche politica, cioè nell'accezione migliore, no? Dove stiamo e come stiamo negli spazi che abitiamo, anche solo per usi intemporanei. Ci sono domande dal pubblico? Abbiamo ancora un po' di minuti, per cui se volete fare osservazioni, domande. 5-8 secondi. 6 minuti, no, 5 minuti adesso. Avete delle curiosità o domande, osservazioni? Sì. Con scopo da un lato di documentazione.
credo che Laura ha lavorato su di sì, no, io ho lavorato con l'audiovisivo per altri progetti, su un progetto pluriennale che abbiamo in Valle Bormida, adesso su un altro progetto, però non per questo progetto, no, non era... Diciamo che tutto quello che è stata la relazione con gli abitanti è stato un po' il lavoro, diciamo, tradizionale del fotografo, in cui ci si ferma a parlare, si filtra e poi si trasforma in qualche modo in immagine, ma capisco l'osservazione. Poi forse c'è anche un discorso anche di output, di risultato che si voleva ottenere, quindi suppongo che avendo avuto Marco il progetto di fare un libro, di fare un si sia poi orientato verso un linguaggio. Poi c'è un'altra anche questione forse, cioè che in Italia c'è una grande tradizione di indagini fotografiche di questo tipo, della scuola di fotografia italiana degli anni Ottanta, e quindi non so. No, sì, noi non abbiamo esplorato deliberatamente un po' questa possibilità, solo casualmente abbiamo usato qualche volta la riprese audio in certi incontri o in certi laboratori come bambini, ma non, devo dire, non l'abbiamo sperimentato in maniera scientifica anche sviluppata, sì. Diciamo, non abbiamo, però può essere interessante. Assolutamente. Davide, devi dire qualcosa. Va bene. La sentenza finale la devi... Userò 30 secondi dei 2 minuti e 30 secondi che mi restano per dirvi che, e poi dico, faccio un'osservazione sui contenuti. Qui all'angolo ci sono... Siamo fortunati. Sì. Ci sono... Qui all'angolo siete fortunati. Ci sono le ultime 5 copie... Il libro è esaurito. ...della prima edizione, perché il libro è andato esaurito, del libro che abbiamo presentato oggi, con prezzo speciale Polito di 25 euro invece di 35 euro. Io sono il bagarinante, per cui potete darle a me se volete comprare il libro. Comprateli così non devo riportarli indietro a Siracusa. No, dove che stanno letteralmente? A Siracusa, no? Spedire indietro. Non devo rispedire la lettera 22. La seconda osservazione, in realtà 5 che mi sono segnato, ma ne farò solo una, che forse è un bel modo per concludere. Non me ne ero accorto quando ho letto il libro, e in realtà ho piacevolmente notato che c'è una somiglianza pazzesca tra le foto di Laura e il contenuto delle foto di Laura e il contenuto dei progetti che voi avete fatto. Cioè in entrambi i casi si notano, si vedono delle infrastrutture che sono usate male, potremmo dire, dalle persone. Perché un muro di contenimento che diventa, questo non è stato visto, non è stato fatto vedere oggi, però un muro di contenimento che diventa una superficie sulla quale si appoggiano dei mercati e quindi una serie di eventi temporanei, o un canale che diventa uno spazio pubblico, o delle rovine di case che diventano dei giardini, sono tutti degli usi, tra virgolette, sbagliati di questi elementi tipici, diciamo, dell'architettura, dell'ingegneria che noi tutti conosciamo, che normalmente svolgono altre funzioni. La stessa cosa succede quando degli abitanti di Giampilieri usano l'intradosso del ponte come deposito per gli attrezzi oppure come copertura per dove mettere delle sedie per ritrovarsi al fresco, suppongo, d'estate. Mi sembra che quindi in realtà ci sia una prossimità pazzesca tra le due cose. Entrambi questi progetti, questo progetto fotografico, questo progetto architettonico, parlano di qualcosa che in realtà è profondamente architettonico, o forse potremmo dire addirittura antropologico, che è il modo in cui noi addomestichiamo sistematicamente gli spazi che ci circondano. Non so se chiamare, come tu hai credo fatto prima, usi temporanei, gli usi degli spazi sono sempre temporanei alla fine, nel senso che si svolgono nel tempo. No, diciamo che lì sono temporanei perché stagionalmente tutto quello che sono stagionali, cioè sì, tutto deve essere smantellato per far permettere. Forse l'unica differenza è che alcuni usi sono spontanei, non previsti, mentre altri usi sbagliati sono previsti in un certo senso. Questo, io credo, permette di estendere il punto di vista del progettista anche a tutti gli altri usi possibili che possono essere tutto sommato resi appunto possibili dalle strutture che vengono progettate, che quindi alla fine sono sempre infrastrutture, nel senso che permettono un ventaglio di opzioni che raramente coincidono con quelle che vengono previste all'inizio. Questa disponibilità
dei manufatti, delle tecnologie a essere reinventate, modificate, usate in altro modo, credo sia in realtà una lezione molto importante per chi progetta e anche per chi osserva il territorio, perché esiste, non solo nei manufatti fisici, anche nelle tecnologie digitali. Chi avrebbe mai immaginato che Facebook sarebbe diventato uno strumento per condizionare il voto delle elezioni americane? Invece è esattamente quello che è successo. Keller Oesterlin dice che tutte le tecnologie hanno una disponibilità che è quello che si dice che le tecnologie faranno, e poi hanno tutto uno spazio da esplorare che è quello che non si sa che cosa le tecnologie potranno fare. E come architetti porsi il problema di che cos'altro possono fare gli elementi con cui si progetta, penso che sia tutto sommato una cosa molto divertente, che ogni tanto capita. Quindi credo questo punto è centrale, cioè ritornare a interrogarci sulle infrastrutture, come le infrastrutture possono essere altro. Esatto. Perché la questione centrale è come le infrastrutture possono essere altro, e la forza delle infrastrutture è che la loro semplicità anche di non porsi il problema della forma come forma conclusa può liberare queste energie di essere altro, e su questo c'è spazio per lavorare con l'architettura, cioè questo è poi il punto centrale su cui interrogarsi per il futuro, insomma. Domani verrai punzecchiato molto su questo. Domani punzecchiamo ancora di più. Va bene, vi ringraziamo. Grazie. Silvia, tu che sei... No, l'ha organizzata lei, è una cosa fantastica. No, De Rossi. Niente. Domani vediamoci tutti qua alle 9:30 per chi c'è. Grazie ovviamente per questa occasione a Marco Trisciuoglio, e speriamo sia comunque l'inizio di una serie di incontri. Domani proseguiremo su alcuni anche degli spunti che sono stati lanciati oggi e apriremo un po' di questioni. Quindi grazie. Grazie.